E il dono più grande, ecco l'Eucaristia, il dono che Gesù ha fatto alla sua Chiesa e che ogni giorno ci dispensa per il nostro cammino spirituale. Questo pensiero ci ricorda che noi, mangiando il corpo e il sangue di Cristo, riceviamo già un germe di immortalità, tant'è che i padri della Chiesa chiamavano l'Eucaristia farmaco di immortalità. Ecco, e allora anche nel pensiero dei nostri cari che ci hanno preceduto in questo tempo, ahimè, di pandemia, sappiamo, ed è un bollettino di guerra quello che ogni giorno ascoltiamo nei telegiornali, nei TG, ecco, veramente con spavento, 400, 500, 300 e passa morti al giorno. Nemmeno durante le guerre avvengono questi decessi. Ebbene, di fronte a questa realtà così terribile, noi cristiani dobbiamo portare questo seme di speranza, perché questi nostri fratelli, ecco, sono resi partecipi in virtù del battesimo della morte, ma anche della risurrezione del Signore. E allora anche di fronte a questi cari nostri che ci hanno lasciato e di cui del resto oggi noi celebriamo il ricordo, come ecco Pasquale e Leopoldo, vogliamo avere questo sentimento di speranza e di certezza che loro vivono in Cristo, che vivono nella beatitudine eterna, perché sono stati resi partecipi del Signore in virtù del battesimo e in virtù dell'Eucaristia. Quindi la nostra preghiera deve essere animata dalla speranza e dalla serenità, dalla certezza che loro hanno raggiunto quella meta verso la quale noi siamo in cammino. Sia lodato Gesù Cristo.